una tradizione che c'è dal 1907, è un nome che rappresenta l'Abruzzo, lo rappresenta nel mondo con un prodotto luxury, liquore. Io sono con la scienzina Evangelista, l'azienda è Evangelista Liquori, liquori famosi nel mondo. Qual è la caratteristica del liquore Evangelista che lo rende famoso nel mondo e come li potremmo individuare nei vari step questi liquori? Innanzitutto dobbiamo dire che l'azienda è nata con il Ponch Abruzzo e a cui poi si sono susseguiti gli altri e siamo usciti quindi con prodotti nuovi tipo il Ponch Abruzzo in crema, che è gradevolissimo, sta piacendo, sta incontrando il favore del pubblico, la genziana sia classica che al vino pecorino, e abbiamo qui qualche esemplare. Il packaging è molto particolare e appunto la fiaschetta che richiama il vino, essendo fatto a base di vino pecorino di Ricchio. Il prodotto si afferma da solo all'estero, perché chiunque lo assaggia, ecco, ne rimane entusiasta e va, diciamo, avanti da solo. Lo sforzo, diciamo, no, da parte nostra, diciamo, minimo. Cosa si ritrova dell'Abruzzo quando si beve un liquore Evangelista? Ma di solito, parlo del punch, il profumo proprio, il sapore richiama molto l'Abruzzo. E, all'estero anche il Centerbe, che mio nonno già produceva, sta riscuotendo molto successo.